Allora, ragazzi, abbiamo visto fino adesso i fenomeni endogeni, okay, che modificano il paesaggio, quindi i fenomeni che si verificano sotto la crosta terrestre, quindi all'interno del nostro pianeta. Vediamo invece adesso quali sono i fenomeni esogeni, quindi quelli che si verificano all'esterno, sulla superficie della crosta terrestre o addirittura al di sopra, okay, della crosta terrestre, che modificano il paesaggio. Allora, possiamo tradurre tutti i fenomeni esogeni con una sola parola, che è l'erosione, che è una forza distruttiva. L'erosione è causata dagli sbalzi di temperatura, quindi il cambiamento di temperatura da caldo a freddo, da freddo a caldo, dal vento, dalle precipitazioni atmosferiche, che sono le piogge, e dall'azione dell'acqua, quindi il corso dei fiumi, i mari, gli oceani, eccetera, che modificano, okay, le coste circostanti. Allora, il prodotto dell'erosione sono i detriti, cioè il materiale eroso, okay, che si accumulano in punti diversi della crosta terrestre, modificando nel tempo la morfologia dell'ambiente. La morfologia è la forma dell'ambiente, vuol dire forma dell'ambiente. Allora, vediamo più nel dettaglio come avviene l'erosione nei diversi punti che abbiamo descritto prima. Quindi iniziamo dagli sbalzi di temperatura. Gli sbalzi di temperatura si verificano sulla crosta terrestre, quindi sulla roccia, quando abbiamo una dilatazione o una contrazione della roccia. Ma come fa la roccia a contrarsi e a dilatarsi? Allora, la contrazione avviene quando abbiamo una temperatura molto fredda e quindi le molecole della roccia tendono a contrarsi. Allo stesso modo avviene la dilatazione quando invece l'aumento della temperatura, okay, tende a far allontanare le molecole della roccia. Questo continuo contrarsi e dilatarsi fa disgregare la roccia, okay, creando quindi un'erosione della roccia. Vediamo invece l'azione del vento. L'azione del vento, immaginatevi il vento che continua, okay, a battere su una superficie che potrebbe essere una montagna, e non solo, perché il vento, oltre a battersi contro le superfici, solleva anche un sacco di materiale leggero, come per esempio la sabbia, che entra a far parte, okay, di questo abbattimento sulle superfici, e quindi sabbia e vento nel corso del tempo modificano la forma delle superfici, in questo caso delle montagne. Precipitazioni. Abbiamo detto che le precipitazioni sono le piogge e sono l'azione che si verifica grazie al ciclo dell'acqua. E non solo l'acqua, quindi anche la neve e la grandine, che aggrediscono costantemente il terreno e le superfici, possono creare un'erosione e quindi una modifica delle superfici. Possono essere le montagne, possono essere semplicemente un terreno e così via. Quindi vedete che ogni azione che abbiamo visto provoca un'erosione in modi diversi, ma sempre erosione. E il prodotto di questa erosione sono dei detriti che si accumulano in modi differenti sulla superficie del nostro pianeta e quindi ne modificano la morfologia. Morfologia, abbiamo detto, che è la forma dell'ambiente. Allora, vediamo adesso gli elementi del clima. Allora, prima di arrivare agli elementi del clima, dobbiamo capire chi studia il clima. La meteorologia è la scienza che studia il clima, quindi quella scienza che ci dà tutte le informazioni per capire quali sono gli elementi del clima e come lo influenzano. Allora, il clima è un insieme di condizioni atmosferiche che modificano il clima in un determinato luogo e in un determinato periodo di tempo. Quali sono questi elementi che favoriscono il cambiamento di un determinato clima in un certo luogo? Sono la temperatura, e cioè il riscaldamento dell'aria, la pressione, e cioè il peso che l'aria esercita sul nostro pianeta, ed è variabile perché ci sono dei momenti in cui abbiamo della pressione alta e momenti in cui abbiamo della bassa pressione. L'umidità, e cioè quanto vapore acqueo c'è nell'aria, e le precipitazioni, cioè la quantità di pioggia che cade al suolo. Allora, questi elementi del clima, temperatura, pressione, umidità e precipitazioni, hanno un rapporto fra di loro e sono quelli che determinano quando piove, quando c'è brutto tempo e c'è vento, e quando invece abbiamo tempo soleggiato e stabile. Allora, avrete sicuramente
assistito a delle previsioni meteorologiche in televisione, di solito dopo il telegiornale le fanno e vi invito ad osservarne qualcuna per andare a capire un po' la spiegazione che farò adesso. Allora, dovete sapere che l'aria calda e umida tende a salire, ok? Lo abbiamo visto anche in scienze, che più riscaldiamo l'aria e più questa tende a salire. Mentre invece l'aria fredda e secca tende ad abbassarsi, quindi a scendere di quota. Quando l'aria calda sale, si ha il ciclone, ok? Mentre invece quando l'aria fredda e secca scende, si ha l'anticiclone. Questo spostamento di aria provoca i venti, che sono spostamenti di aria da zone di alta pressione a zone di bassa pressione. Quindi, quando c'è bassa pressione, probabilmente c'è brutto tempo o comunque un tempo instabile, mentre invece quando la pressione è alta abbiamo un tempo sereno e stabile, quindi probabilmente c'è il sole o qualche nuvoletta qua e là. Vediamo poi nella prossima lezione quali sono i fattori che modificano il clima in base alla posizione del nostro pianeta e degli elementi del nostro pianeta.